Oggi siamo qui ad onorare la festa di San Giuseppe a Borgata Costiera. Ormai siamo alla quinta edizione di questo torneo di calcetto presso l'impianto sportivo qui proprio a Borgata. Noi lavoriamo sempre nell'ottica dell'inclusione attraverso anche delle manifestazioni sportive. Oggi regaliamo anche diamo un segnale di amicizia all'insegna del divertimento proprio qui alla Borgata. Ringrazio il Club Milan di Mazza del Vallo e il Club Inter di Mazza del Vallo. Ringrazio anche le forze dell'ordine e la squadra che rappresenta Borgata Costiera, che oggi comunque stanno dando modo di dare spettacolo sempre nell'interesse comunque di regalare dei sorrisi ai bambini. Ringrazio anche la partecipazione dei borgheggiani, ma soprattutto devo ringraziare l'associazione Futuro Costiera che oggi ci riceve qui per questa bellissima iniziativa. Ringrazio anche l'associazione Abilmente Uniti che collabora per realizzare questa bellissima manifestazione. Ringrazio le aziende che hanno permesso tutto ciò, quindi ringrazio la gelateria Mucio Gusto, ringrazio Mister Pulito. È un appuntamento che ogni anno portiamo, ripetiamo e che comunque di anno in anno cresce sempre l'attesa. Oggi questa iniziativa sportiva assume anche un grande significato perché proprio oggi è il primo memorial per quanto riguarda l'archeologo Sebastiano Tusa che pochi giorni fa se n'è andato a quella tragedia aerea che è successa. Il nostro obiettivo è quello di ricordarlo, tra l'altro con un minuto di raccoglimento. E lo ricordiamo perché Sebastiano Tusa è stata una persona vicino a Borgata Costiera perché teneva tanto al parco archeologico di Roccazzo e tra l'altro proprio 2 anni fa in occasione della festa del pane e della pasta è stato insignito del premio Suonano d'Oro dal professore Teno Di Maria e la professoressa Rossana Morello perché proprio vicino a questa Borgata Costiera e tra l'altro teneva tanto a questa borgata e ci ha deliziato di vedere la sua presenza e ci dispiace che non è più in mezzo a noi. E l'obiettivo è sempre quello di rendere questa Borgata Costiera sempre al centro della nostra città. Ci stiamo lavorando con diverse iniziative, ma non ci fermiamo qui. Abbiamo fatto tanto e tanto c'è ancora da fare. Grazie. E siamo qui riuniti a Borgata Costiera. Ringrazio il consigliere Foggia di averci invitato come ogni anno. E siamo qui per festeggiare San Giuseppe. È sempre un onore partecipare a queste manifestazioni. Per il sociale ringraziamo tutti i partecipanti anche delle altre squadre, del Milan, delle forze dell'ordine, Borgata Costiera, dell'Interclub a cui faccio parte e speriamo che sia una festa per tutti e approfitto l'occasione per fare gli auguri a tutti i papà e a tutti Giuseppe. Salve a tutti, ringrazio Ciccio Foggia per averci invitato in questa bella manifestazione qui a Borgata Costiera e siamo lieti di partecipare come Milan Club. Purtroppo ci manca il nostro presidente perché è a Parma e quindi sono io quello che oggi sostituisco lui. Speriamo di fare una bella partita, è importante che ci divertiamo e che vinca il migliore. Poi tutto sta anche alla gente che ci guarda e sperando che sia un buon divertimento, una buona serata per tutti. E auguri a tutti i papà, auguri per la festa di San Giuseppe e buona serata.